all'inizio, quando è stato annunciato l'ennesimo capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi, diciamo che l'entusiasmo non era proprio alle stelle, vuoi anche perché il suo principale protagonista, Johnny Depp, era ed è in un periodo in cui la sua stella è un po' offuscata per motivi personali, ma anche per una certa perdita di smalto a livello professionale e recitativo. Nonostante poi siano stati annunciati grandi ritorni e ingressi nel cast notevoli, uno su tutti Javier Bardem, e i materiali promozionali siano stati molto convincenti, non credo che in tanti avrebbero messo Dead Men Tell No Tales, titolo originale di questo quinto capitolo, come film più atteso e più promettente dell'estate. La vera sorpresa e la vera magia Disney è che questo quinto capitolo della saga è veramente un film molto bello, avvincente da vedere e che lascia veramente entusiasti all'uscita dalla sala. Di chi è il merito di questa resurrezione? A parte di Disney che ci mette un grande coefficiente produttivo economico, e questo lo si capisce subito nei primi 20 minuti, in cui ci sono sì le solite gag spiritose, piratesche di Jack Sparrow, però sono avventure davvero enormi, letteralmente, come si capisce quando gli edifici cominciano a muoversi e gli stunt cominciano ad essere davvero impegnativi. Anche i film precedenti avevano una notevole componente spettacolare, però poi erano sciapi, miseri, poco avvincenti. Invece qui cominciano le sorprese, cominciano i colpi di scena e vieni letteralmente tirato dentro il mondo dei pirati. Uno dei tesori della pellicola è infatti la sua storia, scritta sia a livello di soggetto che di intera sceneggiatura da tale Jeff Nathanson, che anche a scorrere i suoi precedenti lavori non è che abbia fatto qualcosa che punti immediatamente una freccia luminosa nella sua direzione, però non c'è nulla da dire, questo capitolo ha una storia solida, avvincente e spettacolare e si configura un po' come un sequel, ma anche un remake del primo celebre episodio. Di fondo ritroviamo due attori che Hollywood sta tentando di lanciare nei ruoli degli avventurosi pirati per caso che verranno uniti dalla conoscenza con Jack Sparrow e lui sostanzialmente ricoprirà il ruolo di bonario protettore del loro nascente amore intanto che solcheranno i mari. Il giovane protagonista è niente proprio di meno che il figlio di Will Turner, che sta cercando un modo per aiutare il padre. La giovane protagonista con cui viaggerà è invece una versione fortunatamente per noi molto più aggiornata e intraprendente di Elizabeth Turner, una ragazza matematica e astronoma che attraverso un diario sta cercando di trovare il tesoro indicatole dal padre che non ha mai conosciuto. Cominciano quindi avventure, comincia l'odissea al fianco di Jack Sparrow. Questo film si configura quasi come una sua biografia perché finalmente per renderlo più fresco, per ringiovanirlo, per renderlo di nuovo interessante, si esplora l'icona di Jack Sparrow e quindi gli elementi che l'hanno costruita, a partire dal suo outfit bizzarro, la bussola che non segna il nord, persino il suo nome, vengono indagati. Scopriamo il suo passato e finalmente queste immagini quasi mitologiche acquistano un senso e diventano ancora più potenti. Il problema a lungo termine però permane perché Jack Sparrow, più che essere l'ancora del film, è diventato la zavorra, è un personaggio sempre uguale a se stesso, senza una capacità di evolvere. Forza di La Vendetta di Salazar è proprio di farci vedere invece quanto è cambiato dal primo capitolo? Ci sono cose che rimangono invariate, tra cui il messaggio del film, quello che viene descritto come il vero tesoro di ogni pirata, però ci sono nuove generazioni. Tutti, dall'ultimo dei Mozzi a Capitan Barbossa, vedono il tempo che passa e cambiano ed evolvono come persone, tranne appunto Jack Sparrow. E ormai è il grosso limite della saga, che invece in questo capitolo dimostra di aver capito un'altra lezione fondamentale, che oltre a Jack Sparrow si è costruito tutto un mondo su cui si può capitalizzare, su cui bisogna avere il coraggio di investire. Qui si insiste molto sul personaggio di Barbossa, riconoscendogli di essere l'alter ego di Jack Sparrow, ma non in chiave diminutiva, buffa, dispregiativa. Anche Barbossa ha una sua dignità, una sua dimensione affascinante, un suo mondo e dei suoi cruci, e finalmente questo film lo rende partecipe in maniera positiva ed emozionante per lo spettatore. Altro punto a favore di questo film, il cattivo Salazar, questo fantasma che perseguita Jack Sparrow e che fa veramente paura, nonostante la computer grafica un po' pesante sul suo personaggio, giova molto il fatto che a interpretarlo sia Javier Bardem, che guarda caso è bravissimo a scegliere i capitoli migliori di
saghe cinematografiche di lungo corso in cui inserirsi. O forse sarebbe più onesto dire che ogni grande franchise, in periodo un po' di stanca, si merita e avrebbe bisogno di un cattivo interpretato da Javier Bardem per riprendersi. Basta che abbia una capigliatura un po' strana e sia un po' matto il suo personaggio e lui il film te lo porta a casa. Altro grande pregio di questi film, anche di difetti ne ha veramente pochi, è quello di essere coraggioso. Coraggioso nel senso di non aver paura di cambiare. C'è un grande sacrificio a livello narrativo, a livello di franchise, che permette al film di essere potente ed emozionante senza scadere in mezzucci. Più che in altri film si è visto che qui Pirati dei Caraibi, con un ottimo script e delle buone idee, può sopravvivere anche al suo protagonista, anzi, potrebbe essere molto più fresco e molto più interessante. È veramente una scelta vincente quella di aver tirato fuori la premiata coppia norvegese Rønning-Sandberg, che si era già fatta notare nel 2012 con Contiki, candidato agli Oscar come miglior film straniero, un film, guarda caso, marinaresco avventuroso che ad oggi è il più grande blockbuster mai creato in Norvegia. E ci sono delle scene che, oltre che a essere veramente piratesche, avvincenti, avventurose, riescono a mettere a frutto, sì, non in maniera stancante e troppo dipendente dalla computer grafica, il grandeur produttivo che Disney ti può consentire. Per esempio, la scena del duello in punta di cannone tra le due navi, la scena degli squali, o ancora la scena in cui gli sgherri di Salazar camminano sull'acqua. C'è veramente quel respiro di avventura che è mancato in tutta l'estate del blockbuster 2016. E questo è quanto avevo da dirvi su Pirati dei Caraibi, la vendetta di Salazar, indubbiamente la grande uscita della settimana dedicata alle famiglie, a chi ama l'avventura e i blockbuster. Però ci sono altri film più particolari, più piccoli, più autoriali, di cui non vedo l'ora di parlarvi, ciurma, perciò ci rivediamo nei prossimi giorni qui, sul canale di Gerundio Presente, un blog di considerazioni in Ando e in Endo. A presto!